Ciao a tutti, oggi parliamo di un argomento molto discusso. Parliamo dei tiri verso l'alto e verso il basso e delle compensazioni che dobbiamo fare al mirino. Per cominciare parleremo di tutti i tipi di archi, quindi archi olimpici, compound, che vale un po' per tutto. Poi alla fine vedremo, per quanto riguarda l'arco nudo e per quanto riguarda gli archi tradizionali, che variazioni ci sono. Tutti sappiamo in effetti che al variare delle distanze, parliamo dei tiri in piano, dobbiamo abbassare o alzare il mirino a seconda della distanza. Alle distanze lunghe, per olimpici e compound, dobbiamo abbassare il mirino, ovviamente per compensare la caduta della freccia per la forza di gravità alle lunghe distanze. Siccome il volo della freccia è una parabola, noi dobbiamo abbassare il mirino affinché, abbassando il mirino, aumentiamo l'angolo di lancio della freccia per poter raggiungere il bersaglio. La stessa cosa vale per gli archi tradizionali o l'arco nudo. Con l'arco nudo è molto più semplice perché possiamo correre sulla corda, e correndo sulla corda noi cosa facciamo? Abbassando le dita sulla corda ruotiamo l'arco verso il basso, alzando le dita sulla corda ruotiamo l'arco verso l'alto. Quindi alle lunghe distanze sarà la stessa cosa che abbassare il mirino, andare verso la cocca. Andando verso la cocca alziamo l'angolo di lancio della freccia. Per quanto riguarda invece gli archi tradizionali, dove non c'è la possibilità di correre sulla corda, dobbiamo effettuare un vero e proprio tiro istintivo o comunque utilizzare il gap shooting e contromirare in alto affinché la parabola che raggiunge il bersaglio abbia il suo angolo di lancio adeguato. In più non dimentichiamo mai che alle brevi distanze c'è anche l'errore di parallasse, questo per quanto riguarda gli archi che hanno un mirino, poiché non è possibile negli archi olimpici e compound avere la cocca all'altezza dell'occhio, ma l'avremo sempre più bassa, quindi il mirino seguirà una linea e la freccia ne seguirà un'altra, quindi ci sarà un errore di parallasse e questo bisogna tenerne conto. Ad esempio nei tiri a breve distanza bisogna sempre abbassare di più il mirino, quindi aumentare la distanza di tiro. Ad esempio un compound che deve tirare a 5 metri dovrà porre il mirino a circa 30 metri, questo per compensare l'errore di parallasse. Ciò non avviene ovviamente con l'arco nudo, perché alle brevi distanze con l'arco nudo, siccome devo correre sulla corda e correre in basso, poiché devo ruotare, abbassare la parabola, quindi l'angolo di lancio, avrò sicuramente la cocca molto vicina all'occhio, quindi l'errore di parallasse a questo punto è trascurabile. Quindi l'errore di parallasse per quanto riguarda archi tradizionali e arco nudo è più trascurabile che non gli olimpici e compagni, cui devono assolutamente tenerne conto. Ovviamente è essenziale avere una buona forma di tiro, è essenziale perché deve essere essenziale, perché noi dobbiamo sempre mantenere lo stesso. E questo è molto facile per quanto riguarda l'arco olimpico. L'arco olimpico ha il clicker che è un misuratore da lungo, oltre ad altre cose molto più importanti, ma soprattutto la freccia deve uscire dal clicker, e per uscire dal clicker dobbiamo assolutamente porre attenzione a fare una T perfetta ruotando il bacino e mettendosi in posizione sia in salita che in discesa, magari con una retroversione del bacino, poter avere una posizione, una postura tale da avere una buona forma di tiro e una T
una tip nella parte alta delle spalle per avere sempre un allungo più che corretto. Per quanto riguarda il compound invece è diverso per quanto riguarda il compound, perché non avendo il clicker ma avendo una valle ben definita, quindi quando apriamo l'arco compound e andiamo in valle, quindi andiamo nella zona delle toffe, quindi dove c'è lo scaricamento, dove le carrucole, che sono delle leve, scaricano la forza di trazione, a questo punto noi possiamo anche solamente abbozzare la T, perché tanto quello che importa è essere fermi, essere in una zona di conforto affinché il tiro risulti performante. Invece per l'Olimpico è molto, è essenziale avere una T perfetta. Per quanto riguarda l'arco nudo, è sempre, gli archi tradizionali, è sempre avere una T per poter controllare l'arco. Ma questo ne parleremo nel finale del filmato. Uno dei punti più discussi, soprattutto da Olimpici e Compound, è quanto si deve compensare nei tiri in salita e nei tiri in discesa. Cosa vuol dire compensare? Vuol dire si devono togliere metri, si devono aggiungere metri. Ad esempio, se noi dobbiamo tirare indifferentemente in salita o in discesa un tiro a 60 metri, a quanto dobbiamo tirare questa distanza? A quanto dobbiamo mettere il mirino? Lo dobbiamo tenere a 60 metri, sia in salita che in discesa. C'è chi dice che bisogna aggiungere, c'è chi dice che bisogna togliere metri, ci viene incontro la trigonometria a questo punto. In un tiro a 60 metri, con un angolo di 20 gradi circa in salita o indifferentemente in discesa, noi non dobbiamo far altro che moltiplicare la distanza per il coseno dell'angolo di alzata. Quindi non dobbiamo far altro che moltiplicare i 60 metri per il coseno di 20 gradi. Cos'è il coseno? Il coseno non è altro che il rapporto fra cateto e ipotenusa dell'angolo di alzata. Quindi quest'angolo, ovviamente, di un triangolo rettangolo. Un triangolo rettangolo ha un angolo di 90 gradi, l'angolo tra cateto e ipotenusa è in questo caso di 20 gradi. Il rapporto fra il cateto e l'ipotenusa è il coseno di quell'angolo, dell'angolo di 20 gradi. Quindi noi dobbiamo moltiplicare 60 metri per il coseno di 20 gradi, che fa all'incirca 56 metri. E questa è la misura di compensazione che noi teoricamente dovremmo dare sia in salita che in discesa, indipendentemente. Ma questo calcolo è veramente... È esatto questo calcolo? No, non è esatto, perché non tiene conto di moltissimi fattori, soprattutto per quanto riguarda il tiro con l'arco e soprattutto per quanto riguarda la velocità della freccia e per l'appunto la parabola che si viene a fermare durante il lancio. Intanto esaminiamo cosa succede nei tiri in piano. Intanto nei tiri in piano, nei tiri perfettamente orizzontali, noi proviamo la velocità della freccia del nostro arco olimpico o del nostro compound e misuriamo col cronografo 250 piedi al secondo. Però attenzione, questi 250 piedi al secondo non sono esatti. Perché non sono esatti? Perché quando noi dobbiamo tirare in piano, ad esempio a 50 o 60 metri, noi dobbiamo abbassare il mirino e abbassando il mirino noi alziamo l'arco all'incirca a 50-60 metri, alziamo l'arco di circa 10 gradi. E quindi perché? Per compensare ovviamente il volo della freccia. Non è che spariamo con un fucile ad altissima velocità e il proiettile va assolutamente a dritto, assolutamente no. Quindi per tirare in piano noi dobbiamo alzare il punto di mira, quindi ci sarà anche qua un angolo di lancio anche per i tiri in piano. Quindi noi misuriamo la velocità della freccia al cronotachigrafo, che è a 2 metri, quindi non influisce
nessun angolo di lancio, ma quando noi dobbiamo tirare a 50-60 metri l'angolo di lancio sarà all'incirca di 10 gradi. E anche qua la trigonometria ci viene d'aiuto, perché dobbiamo calcolare la velocità effettiva con un angolo di 10 gradi, che non sarà altro che 250 per il coseno di 10 gradi, anche in questo caso. 250 per il coseno di 10 gradi fa all'incirca 246 piedi al secondo. Quindi da lì deduciamo che nei tiri in piano la velocità della freccia è sempre inferiore a quella che ci dà il cronografo di misurazione. Cosa succede invece nei tiri in salita, ad esempio? Nei tiri in salita, parliamo sempre di 50-60 metri in salita, cosa succede? Succede che con una pendenza di 10 gradi in salita, ma sempre a 50-60 metri, noi dovremo alzare l'arco di 10 gradi in più della pendenza necessaria. Quindi l'angolo di lancio a questo punto in un tiro in salita con una pendenza di 10 gradi, che sono circa il 22% di salita, avremo un angolo di lancio di 10 più 10 gradi, quindi di 20 gradi. E anche in questo caso ci viene in aiuto la matematica, perché il coseno, il 60 metri, 250 piedi al secondo, per il coseno di 20 gradi ci dà 234, circa 233-234 piedi al secondo. Quindi ben 10, 11, 12 piedi al secondo in meno dei tiri in piano. Quindi la freccia va sicuramente più piano nei tiri in salita. E questo è un dato di fatto, bisogna tenerne conto. Cosa succede invece nei tiri verso il basso? Nei tiri verso il basso succede una cosa molto interessante, e cioè sempre una cinquantina di metri in discesa con un angolo di 10 gradi. Però se siamo in discesa, con un tiro in discesa con un angolo di 10 gradi, il nostro angolo di lancio a questo punto sarà 10 meno 10 gradi, quindi sarà di 0 gradi l'angolo di lancio, e 250 piedi al secondo per il coseno di 0 gradi è 250. Quindi non si perde velocità nel tiro in discesa, quindi abbiamo addirittura una velocità superiore di ben 4, 5, anche 6 piedi al secondo rispetto a un tiro in piano con una pendenza di 10 gradi. Quindi il tiro sarà più veloce, e questo se ne può trarre le giuste conseguenze. Tiro in salita, meno piedi al secondo; tiro in discesa, più velocità. Ok? Che conclusione ne possiamo trarre da questo? Ma intanto che nei tiri verso l'alto la freccia impiega un tempo maggiore a raggiungere il bersaglio che nei tiri verso il basso. Abbiamo visto che le velocità sono differenti e gli angoli di caduta ovviamente molto diversi. Quindi sicuramente nei tiri in salita si dovrà aumentare la distanza di tiro, e nei tiri in discesa si dovrà diminuire la distanza di tiro. Quindi in salita, sia con l'olimpico che col compound, dovremo aumentare leggermente, quindi se dobbiamo tirare 50 metri dovremo aumentare leggermente la distanza di tiro, cioè aumentare l'altezza, aumentare la parabola per raggiungere il bersaglio. Invece nei tiri in discesa, dove la velocità è notevolmente superiore, dovremo diminuire i metri. Ok? Ovviamente più l'arco è lento e più dobbiamo compensare in salita in modo
più alto. Quindi nei tiri a 50-60 metri, se abbiamo un arco lento di 35 libre e una pendenza non troppo elevata, dobbiamo compensare più. La compensazione comunque è minima, sì, al massimo un metro di compensazione, però sempre più alta della distanza reale. Prima che qualcuno me lo chieda, non abbiamo, in questi calcoli ovviamente non abbiamo tenuto conto dell'attrito con l'aria. Perché non abbiamo tenuto conto dell'attrito con l'aria? Intanto non è un valore straordinario, quindi si può trascurare, ma in ogni caso nelle prove pratiche in cui abbiamo segnato i nostri mirini, i nostri string, abbiamo già tenuto conto del rallentamento dovuto all'attrito dell'aria. Quindi nei nostri mirini che abbiamo fatto ne abbiamo già tenuto conto, quindi non è un valore assoluto. Quindi quando noi facciamo le compensazioni, le facciamo ovviamente in base alle sperimentazioni che abbiamo fatto sul campo per ottenere i mirini di tiro, dalle corte distanze alle lunghe distanze ovviamente. Quindi abbiamo visto come non è poi così vero che si deve togliere metri anche in salita. In discesa assolutamente sì, ma in salita bisogna sempre aggiungere qualcosa, perché ahimè in salita la velocità della freccia e il tempo che ci impiega la freccia a raggiungere il bersaglio è maggiore e la forza di gravità agisce con più determinazione, per così dire. Ok, ora vediamo, parliamo un attimo dell'arco nudo. Nell'arco nudo invece non sempre viene effettuata la tira, a parte che è molto più difficile trovare una postura corretta, confortevole, per ottenere una T e rimanere ovviamente fermi. Quindi molto spesso anche i tiratori, anche di alto livello, me compreso, non si preoccupano troppo della T, ma si preoccupano invece della sperimentazione, di aver provato sul campo in salita, in discesa, cosa succede. Allora, innanzitutto sia in salita che in discesa perdiamo un pochettino di allungo. Io, soprattutto se sei master, che non sei così elastico, un po' di allungo lo si perde di sicuro. Quindi anche con una buona retroversione del bacino nei tiri in salita, per ottenere un allineamento che ci permetta di essere stabili durante il tiro, un pochettino di allungo si perde. Questo pochettino di allungo si perde normalmente, però anche qui occorre fare sperimentazione, normalmente va a compensare il fatto di togliere qualche metro di tiro in discesa. Quindi se io ho un tiro a 20 metri, 30 metri in discesa, dove lo dovrei tirare a 28 o a 18, quindi togliere uno o due metri in un tiro in discesa di 20 gradi, quindi un tiro in questo modo qua dovrei togliere un paio di metri, alle volte la sperimentazione mi dice che non devo togliere metri, perché questo è compensato da un allungo non corretto. Ovviamente se si fanno le cose bene è molto meglio, però essere confortevoli, essere la gara è lunga, non è sempre facile avere delle posture corrette, ma più automatiche per quanto ci siamo allenati. Nei tiri in salita invece occorre sempre aumentare la distanza di 1 o 2 metri. Quindi se io avessi un tiro a 50 metri in salita di una ventina di gradi, che è un tiro difficile, un tiro tecnico, 20 gradi sono il 42, 43, 44% di salita, è un tiro molto tecnico.
In questo caso qua io la mia sperimentazione mi dice che devo sempre aggiungere metri, un paio di uno o due metri li devo sempre aggiungere, sempre che io faccia una buona T. Diciamo che in salita è molto più facile avere un allungo corretto anche per quanto riguarda l'arco lungo. Quindi è molto più facile avere un allungo corretto, quindi anziché a 50 metri la devo tirare a un metro o a volte anche a due metri. Tutto qua. Spero di esservi stato chiaro, di aver appianato qualche dubbio in merito. Scrivete nei commenti se avete qualche domanda da fare e sicuramente vi risponderò. Ricordatevi, iscrivetevi al canale, schiacciate sulla campanella, così siete avvertiti quando uscirà un nuovo video. È tutto gratis, non si deve pagare niente. Ok? Grazie, ciao a tutti.